La vendemmia sta andando bene, siamo a metà vendemmia, le vendemmie sono sempre complicate. Una volta era una festa, oggi invece ci sono sempre dei problemi, ma anche il personale, piove, ma pioveva anche loro veramente. Forse siamo noi che invecchiando siamo diventati più esigenti. La vendemmia che mi ha dato più soddisfazione è quella di l'anno scorso, perché da quell'uva lì, dal pignoletto, ho avuto i tre bicchieri dal gambero rosso sul pignoletto fermo, pignoletto superiore di OCG Colli Bolognesi. E ho avuto un altro premio che mi ha fatto molto piacere, è un piacere veramente, da Luca Maroni, che ha fatto una selezione su 8.000 vini, ha scelto 100 vini, i migliori per piacevolezza. E fra i migliori per piacevolezza c'è il mio pignoletto. E allora sono felice perché anche se non fosse buono, è piacevole. Normalmente vengo la mattina alle 7:30, vado via a mezzogiorno e torno alle 3 e riparto alle 8 della sera. Invece durante la vendemmia sono qui anche all'1, ecco, sono qui perché c'è sempre. Oggi si è forata la gomma di un carro. Allora non succedeva perché i carri avevano le gomme di ferro, di legno con i cerchioni. E adesso una gomma nuova che improvvisamente ha ceduto, devo andare dal meccanico, se per piacere me la fa subito. Speriamo di sì, gli porto una bottiglia di pignoletto, forse la fa. La quantità è inferiore, però la qualità è molto buona e abbiamo avuto molto caldo, per cui è maturata bene e abbiamo avuto in proporzione delle serate, delle notti fresche, per cui ci sono molti profumi. Se riusciamo a mantenerli sarà un buonissimo vino.